Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in clausura, in un luogo dove i pellegrini non possono accedere proprio perché l'ambito è la casa dei frati. Ecco, noi col permesso del guardiano, Padre Rinaldo, che ci dà l'opportunità di andare a scorgere qualche angolo, sempre in punta di piedi, come questo, la pagellina che troviamo in ogni convento dei frati. In modo particolare in questo convento era la pagellina che ogni giorno, facendo queste scale, questo percorso, Padre Pio si fermava, prendeva il numero che c'è all'interno da un lato di questa cassetta. Ecco, leggeva il numero, il 63 ad esempio, che è venuto fuori a noi. Allora, per quelle che furono specialmente devote agli angeli custodi, ecco, la preghiera va direttamente a queste anime del purgatorio. Poi si rimetteva nell'altro cassetto il numero e proseguiva la giornata di Padre Pio. Oggi qui perché vogliamo, ecco, entrare nello spaccato della fraternità, raccontarvi quanto era legato Padre Pio ai suoi confratelli, in modo particolare anche quelli che conosceva da tanto tempo, ovvero Padre Placido Bux da San Marco in Lamis. Era un confratello di Padre Pio col quale lui aveva fatto il noviziato e poi anche gli studi. Nel luglio del 1957 si ammalò gravemente di cirrosi epatica, dovette essere ricoverato nell'ospedale di San Severo, qualche chilometro da San Giovanni Rotondo. E anche lui fece un'esperienza particolare, come tanti, a volte ci scrivono sull'email che vedete in sovrimpressione i tanti racconti che vanno a rispecchiare quello che vivevano anche i suoi confratelli, ovvero quella notte nella sua stanza di ospedale, Padre Placido vede Padre Pio. Padre Pio che gli va incontro, lo conforta, lo tranquillizza e gli dice di stare tranquillo perché lui guarirà. Poi dopo, Padre Pio va verso la finestra della stanza dell'ospedale e pone la sua mano sul vetro. A quel punto Padre Pio scompare. Ecco che cosa ci racconta Don Pasquale Cataneo. Quando al mattino si svegliò, Padre Placido subito avvertì un grande benessere nel corpo. Stava guarendo. Si alzò, andò così verso la finestra e si accorse di questa impronta proprio sul vetro della finestra. Riferita la cosa al personale dell'ospedale, poi anche agli altri ammalati, potete immaginare che fu un accorrere continuo in quella camera per vedere l'impronta della mano di Padre Pio. La cosa poi si seppe anche fuori dall'ospedale, ci fu un via vai di gente, tutto questo naturalmente è andato ad arrecare un vero e proprio disturbo anche nell'ospedale, quindi possiamo immaginare, sicché la direzione dovette anche intervenire, molti cominciarono anche a motteggiare su questo fatto, ma Padre Placido continuava ad affermare: Padre Pio è stato nella mia stanza e ha lasciato l'impronta su quella finestra, era convinto. Allora si fece ogni sforzo per andare a cancellare questa impronta, ma malgrado tutto, purtroppo l'impronta non riuscivano a cancellarla, era sempre lì e rimase per un po' di tempo. Padre Alberto d'Apolito, che si trovava a San Severo di Convento, andò all'ospedale. Osservò con attenzione l'impronta, ascoltò anche lo stesso padre Placido, volendo poi realmente accertarsi della venuta di Padre Pio per guarire Padre Placido lì a San Severo. Da San Severo si mise in macchina e salì subito a San Giovanni Rotondo. Ecco, venne proprio qui in questo convento. Andò da Padre Pio e gli fece una domanda precisa: Padre Pio, tu sei stato a San Severo, nell'ospedale, per confortare Padre Placido, per tranquillizzarlo sulla malattia e per dirgli che lui sarebbe guarito. Padre Pio racconta a Padre Alberto che dopo un attimo di silenzio gli dice: sì, sono venuto a San Severo, ma tu non dire nulla a nessuno.